città sotto le bombe, si stringe l'assedio su Kiev, esplosioni a Kharkiv e Mariupol, Kherson in mano ai russi, strage di civili, 2000 i morti, Mosca sì a corridoi per evacuare i civili. Il negoziato secondo round a Brest, dove nel 91 si firmò l'accordo per la fine dell'Unione Sovietica, il ministro russo Lavrov si troverà una soluzione, Macron telefona a Putin e a Zelensky. Un milione i profughi dall'Ucraina, l'ONU si va verso l'emergenza umanitaria, l'Europa decide sull'accoglienza e stanzia 500 milioni di euro. Da questa mattina nelle scuole russe ai bambini e a tutti gli studenti viene proposto un video di propaganda del governo sulla crisi in Ucraina. Atleti russi e bielorussi esclusi dalle gare delle Paralimpiadi invernali di Pechino. Il Comitato Internazionale cambia idea, cambia linea. Domani la cerimonia d'apertura. Buongiorno dal TG2, siamo all'ottavo giorno di guerra e al secondo di trattative. Kherson, nel sud dell'Ucraina, è la prima grande città del paese a cadere completamente sotto il controllo russo. Aumenta il numero delle vittime civili, mentre si intensificano i raid sui centri abitati. Le truppe sono a Mosca, oramai alle porte di Kiev. In questa situazione drammatica inizia il nuovo difficile round di colloqui. Ma vediamo la situazione sul campo insieme a Giovan Battista Brunori.